di fare un giro con Lorenza Luti dentro lo stand per vedere insieme un po' tutte le principali novità. Quindi partiamo subito da una nuova collaborazione con Missoni. Lorenza, io non dirò pochissimo, quindi sta a te raccontarci. Allora, questa è una nuova sedia disegnata da Philip Stark proprio di quest'anno. È una seduta che viene fatta con una parte in materiale plastico riciclato, nella parte inferiore stampata, e poi l'abbiamo vestita, oltre che con un tessuto melange di collezione classica, abbiamo chiesto a un brand di moda, Missoni, di dargli un vestito moda, come se facesse un po' la sua sfilata. E questo è l'inizio di un lavoro, perché ci saranno poi più pezzi dedicati al brand Missoni con questi tessuti che sono molto divertenti, perché ad esempio questo è lo stesso tessuto che se lo monti da un lato è scuro con la base nera, se lo monti dall'altro invece ti viene bianco. E poi abbiamo anche cercato di renderlo ancora più, diciamo, trendy, associando una gamba colorata che mentre nella nostra collezione base non c'era. Quindi avete fatto l'abbinamento degli elementi con le basi. E invece quest'altra versione è più classica in bianco e nero, ma questo con questo tocco. Sì, perché poi qua con questa spiga proprio Missoni scritto. Missoni classico. Da tutte le parti. Però sarà anche, credo, quella di più grande successo commerciale. Anche commerciale, no? Vabbè, perché poi, come dicevi tu, ne parlavamo nel nostro podcast, l'abbinamento tra i designer e l'azienda cartel e le brand cartel, ora si aggiunge un ulteriore step che sono i tessuti di alta moda. Quindi, esatto, lo dicevi per gli occhiali, fate queste escursioni nella moda che poi ritroviamo negli oggetti che producete. Sì, e poi è molto bello perché comunque abbiamo un nome, il designer e il brand di moda che è contento di collaborare con Cartel e avere anche lui la firma di Philip Stark sotto. Quindi alla fine diventa un win-win per tutti. Assolutamente, assolutamente. E ora ci spostiamo su un altro elemento di Philip Stark, così continuiamo questo giro, diciamo, con un filo logico. Cosa scegli? Io sceglierei la papà. Così mi dice anche perché si chiama papà, perché ho visto degli schizzi dove c'erano altri due nomi in ballottaggio. In realtà questo nome l'ha scelto Stark. Okay. Noi chiediamo sempre a loro di farci delle proposte. E l'ha chiamata papà, credo, perché pur essendo un design particolare, è una sedia semplice, una sedia che può racchiudere tutti e diventare probabilmente la tua sedia di famiglia. No, ma infatti io leggevo un po' di cose su questa sedia e una delle cose che lui dice è che non l'ha pensata per un ambiente specifico della casa. Ha detto che sia la cucina, la sala da pranzo o anche l'outdoor, diciamo, è una sedia che si presta ad avere questo tipo di flessibilità, gli effetti. Sì, questa è anche un po' una caratteristica di Cartel in generale, non dare una connotazione precisa al prodotto, ma anche in base al colore, in base alla finitura di materiale, cambia proprio, può andare in tutte le parti della casa. E come dicevi giustamente tu, grazie al materiale, anche in questo caso si parla di riciclato e poi anche riciclabile, può andare sia in indoor che in outdoor. Che secondo me è una grande chiave ulteriore da un punto di vista sia commerciale, ma proprio di rendere longevi questi prodotti. E funzionali. E funzionali. E vabbè, di Stark abbiamo anche tanti altri elementi, però abbiamo qui per esempio gli sgabelli della collezione AI, che per chi non lo sapesse è una collezione nata dall'intelligenza artificiale, perciò si chiama così, giusto? Sì, si chiama AI, è nata dall'intelligenza artificiale, proprio l'intelligenza artificiale messa al servizio della progettazione. In questo caso non sostituiva il design, perché il design è sempre di Stark, ma grazie all'intelligenza artificiale ci ha permesso di ottimizzare la quantità di materiale necessaria per la flessibilità e le meccaniche della sedia, e quindi proprio il designer l'ha voluta per fare un progetto più sostenibile. Dal nostro punto di vista come azienda ci ha aiutato molto invece a velocizzare il processo di progettazione, quindi mentre di solito ci mettiamo 2 anni a arrivare sul mercato, questa sedia in meno di un anno è arrivata dal primo disegno ai negozi. Alle
poi la famiglia è cresciuta, è nato lo sgabello e adesso in questo salone invece questo sgabello più piccolino che chiamiamo Aistul Light è appunto realizzato in tre dimensioni da un unico stampo, quindi proprio nella progettazione qui abbiamo cercato di tirar fuori da un unico stampo i tre modelli, le tre dimensioni. Infatti mi raccontavi che questo è un altro processo di sostenibilità che state portando avanti, cioè non solo l'oggetto in sé, ma tutto il processo produttivo di ottimizzare sia energia che materiale. Esatto, cerchiamo di ottimizzare il tutto e poi invece per quanto riguarda il materiale sempre realizzarlo con materiali riciclati da post-industriali, quindi vengono da altri campi come dal mondo delle automobili, degli elettrodomestici, materiali che avrebbero buttato, invece lo realizziamo, poi noi realizziamo poi i nostri sgabellini. Però la cosa importante è con una grande qualità estetica, no, che non è differente dall'estetica di un materiale nuovo tradizionale. No, ma sono incredibili, davvero. Loro sì, sono proprio carini. Hanno un po' anche un'ispirazione Tonè, diciamo. Sì. Hanno il piatto della seduta, ha un po' quel rimando a inizio Novecento. Esatto. E Lorenza, continuiamo questa bellissima passeggiata, magari facendo il giro da qui, io arriverei alla lampada, se ti fa piacere, certo. Tea, che ne abbiamo parlato un po' durante il podcast, perché ora vederla così rende molto di più la lavorazione che c'è stata, tutto su questa, famiglia di lampade a tutti gli effetti. Sì, questa lampada è nata perché vogliamo fare comunque una lampada semplice, con un ottimo prezzo per il consumatore, un po' una nostra take 2. Take è stata la prima lampada di Ferruccio e dopo gli anni 2000, da comodino per tutti con tanti colori. Partendo da quell'idea, in realtà poi gli è venuta fuori una scultura, perché questa è una scultura appunto luce come un oggetto d'arte da avere all'interno della tua casa. Però fatta industrialmente, quindi ricreando questo effetto da uno stampo, cosa per noi molto difficile, certo. Che però arriva invece al consumatore con un prezzo fantastico. Chiedere il prezzo? Sì, costerà 150 euro. Quindi un oggetto, veramente si mettono un pezzo di design a firmato. Casa. E torniamo pure a quello che dicevamo prima, come voi siete riusciti ad una lampada del genere può andare in una casa di altissimo livello rimanendo un oggetto di super design e il prezzo lo rende solamente più democratico. Sì, per noi il design è design industriale, quindi è un design che si può fare in tanti numeri e poter dare un oggetto di design firmato da un grande architetto designer a una grande parte della popolazione. Davvero, davvero bellissimo. Quando mi hai detto il prezzo ho pensato, è stato incredibile, ancora più incredibile. Anche un ottimo regalo di Natale perché uscirà proprio per Natale. Questa già mi hai dato l'idea di 2-3 regali che posso fare fondamentalmente. E adesso decidi tu, tanto sei a casa tua. Allora, o andiamo su un imbottito da interno o andiamo su un elemento da esterno disegnato da la Palum. Famiglia di Giorgioni è completa a tutto, quindi se partiamo da lì, attraversiamo. Così attraversiamo. Enrico, tanto la cosa bella di questo essere on stage è che ogni volta ci sono questi piani che si... Così ci sediamo, io direi, sì, dai. Così le proviamo. Questo è il mondo Dordoni e proprio noi abbiamo chiesto a lui di immaginare la sua visione per Cartel. Noi gli abbiamo chiesto un prodotto, non andiamo mai con un briefing troppo preciso per non tarpare la loro creatività. Quindi gli abbiamo detto, tu come vedresti il tuo progetto per Cartel? E lui si è buttato negli imbottiti, però l'ha completato con tutta una serie di oggetti. Quindi abbiamo il divano e tutto il suo progetto si chiama K-Factor, quindi il fattore Cartel, che poi ha declinato nei vari nomi per i vari prodotti. Quindi il primo è una serie di divani, poltrone, dormeuse, puff, che abbiamo realizzato in questi due tessuti differenti.
un bouclé e una cinghia molto morbida. Sono tessuti comunque molto performanti, con tutte le certificazioni dell'Ignifugo, perché siamo anche molto attenti, devono andare in tutto il mondo, quindi devono avere aperti al contract, quindi esatto, avere tutte le certificazioni per essere flessibili. Sono dei progetti che sono molto residenziali, però assolutamente anche contract, quindi cioè, possono essere usati ovunque. Poi ha realizzato anche il tappeto. Questo sì, tappeto è molto particolare, l'ha disegnato lui, perché viene 100% dalle bottigliette di plastica, dal PET. È comunque morbidissimo ed è, può essere utilizzato sia in indoor che in outdoor, certo, e anche da outdoor. E per completare il suo set ha fatto questa lampada da lettura, molto semplice ma raffinatissima nei dettagli, quindi alternando gli opachi al cromato della maniglia della lampada e nel materiale plastico doppio, quindi all'interno bianco per non alterare la luce e invece all'esterno con tre colorazioni molto tenui che accese sono quasi impercettibili, poi invece quando spegni la lampada prendono il loro colore. Infatti è un ambiente super elegante, devo dire la verità, è raffinatissimo. Vabbè, mi piace pure il gioco di parole, cioè per esempio il tappeto si chiama K-Lim, partendo dal K-Lim, sì, quindi che penso sia la lavorazione anche di, sì, diciamo, di intrecciato che vediamo. Questo K-Weight, perché lo aspetti sul tuo divano, esatto, comodo. Esatto, no, è così. No, e poi la lampada K-Lux. No, ma è veramente... A volte il nome del prodotto è rilevante, cioè ci sono dei prodotti che con il loro nome hanno, diciamo, hanno pure sfondato delle pareti. Ricordiamo che il design all'inizio aveva i codici, perché appunto design industriale, i prodotti avevano solo i codici. Poi piano piano ci siamo aperti dove il branding del nome diventa parte fondamentale anche del marketing. Come abbiamo visto prima, noi il primo nome è stato dato nell'88 col primo prodotto di mio padre con Stark. Da lì i prodotti non hanno più avuto i numeri, ma hanno iniziato ad avere i nomi. No, ma infatti io a volte abbiamo fatto una ricerca sui componibili e il codice non lo ricordo mai, perché sono i componibili di Cartel fondamentalmente. Esatto. E alcuni nomi, come hai detto tu, dallo switch, come hai detto tu, primo Cartel, prima fase Cartel, seconda fase Cartel, questa è stata un'altra cosa che ha rimarcato questo passaggio. Certo. E io allora a questo punto mi farei un'altra seduta, andiamo all'esterno. Andiamo all'esterno e andiamo a vedere questo progetto con un ulteriore materiale. Sì, abbiamo lavorato su tanti materiali negli ultimi anni. E questo è un progetto sfidante per noi. Alcuni pensano che sia in plastica, in realtà è in metallo verniciato. Ed è un progetto dei Palomba, molto elegante. E questo è un oggetto bellissimo e hai ragione, se uno non, conoscendovi per le materie plastiche, se uno non viene, tocca e sente anche questo effetto tattile del metallo, da lontano può dare quella sensazione. Anche questa è una famiglia, quindi una visione più che il prodotto unico, e quindi c'è la parte più lounge col divanetto, il tavolino, le poltrone e poi le sedie, poltroncine e il tavolino bistrò. Quindi anche questa è una famiglia che può andare nei progetti di ristoranti, collettività o a casa sul terrazzo. Assolutamente, no, ma ti dico, è una chicca proprio. Cioè, quando sono entrato, io sono venuto qui 2 giorni fa, tu non lo sai, per dare un occhio, e quando ho visto ho detto, cavolo, questo è bellissimo. Nella sua semplicità, nelle sue linee, anche questo bracciolo svasato verso l'aperto, dà proprio la sensazione di poltrona di inizio secolo in rattan, che poi viene riletta in metallo. Molto più contemporaneo, però hai quelle linee e ora faccio una parabola enorme, essendo tua nonna stata allieva di Franco Albini, c'è un tocco di razionalità che poi Palomba e Serafini hanno nel loro, diciamo, nel loro DNA, che chiude un cerchio diciamo lungo quasi 100 anni, questi 80 anni. E non lo so, Lorenzo, secondo me noi le principali novità che avete esposto le abbiamo un po' viste.
Io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, è stata super gentile e sono sicuro che tutte le persone che seguono il nostro podcast, il nostro canale YouTube saranno felicissimi di vedere questi approfondimenti. Grazie. Davvero, grazie a voi davvero di grazie. Essere venuti al salone finalmente dopo 3 anni e nella nostra piazza della creatività. Veramente una piazza di creatività, Lorenza. Grazie mille ancora. Grazie a voi.